Ciao a tutti, sono Alexander Dario, bentrovati su Genshin Impact. Allora ragazzi, quella che state vedendo è un'accelerazione, anche se l'accelerazione vera e propria deve ancora iniziare, perché nei giorni scorsi ho affrontato un po' di volte il Cryoregis Vine, il maledetto fiore di ghiaccio che non ero ancora riuscito a sconfiggere, e appunto, dopo aver bene o male capito qual è il suo moveset, ci ho riprovato e devo dire che è andata decisamente meglio. Quindi sono riuscito ad avere la meglio su di lui e l'ho riaffrontato e sconfitto un po' di volte. Un po' di volte in modo da riuscire ad avere abbastanza materiali per poter potenziare tutti i miei personaggi Cryo. Non ne ho molti al momento, ne ho soltanto tre. Però intanto in questo modo ho potuto far ascendere sia Kaya che Chongyun che Rosaria. E adesso tutti e tre potranno raggiungere il livello 50. Per poter raggiungere il livello 50 però servirà un sacco di esperienza e io in questi giorni, in quest'ultimo periodo, ho speso tutti i libri che avevo a disposizione per far livellare appunto i miei personaggi e quindi al momento non posso andare oltre. Lo scontro è stato, devo dire, comunque complicato. In alcune occasioni è riuscito a eliminare qualcuno dei miei personaggi, però devo dire che più andavo avanti con i tentativi e più diventava chiaro quale mossa stava per fare, quindi alla fine credo si tratti proprio solo di prenderci dimestichezza. Una volta che si conoscono un po' le sue mosse si riesce a capire molto molto facilmente qual è la prossima mossa, qual è il prossimo attacco che sta per fare. Non che si riesca sempre purtroppo a evitarli, perché a volte la posizione del personaggio è completamente sbagliata per il momento, come avete visto anche da poco con Barbara, purtroppo. Però devo dire che alla fine si riesce a fare. Quindi sono molto contento di averlo sconfitto. E adesso, si tratterà di capire come fare per affrontare anche gli altri boss, quelli che mi mancano ancora, ovvero il primo Jovi Sharp e l'Oceanit, in modo così da avere i materiali per potenziare anche i miei personaggi Hydro e Geo. Magari non sarà necessario in realtà farlo, magari riusciremo ad affrontare Child anche senza bisogno di questi potenziamenti, quindi vedremo. Per il momento però quest'oggi ci sono tante altre cose, ragazzi, che ho scoperto in questi ultimi giorni di cui volevo parlarvi. Quindi ragazzi, adesso vi lascio all'accelerazione vera e propria dello scontro e poi andiamo a vedere tutte le cosine che ho scoperto in quest'ultima settimana. Come vi dicevo ragazzi, alla fine gli attacchi del nostro Cryoregis Vine sono abbastanza citofonati, basta osservare i suoi movimenti prima effettivamente che porti l'attacco per capire esattamente che cosa ci sta per buttare addosso. Normalmente è vulnerabile solo quando stramazza a terra e per riuscire a farlo stramazzare a terra bisogna colpire i suoi punti deboli. Punti deboli che sono a rotazione, una volta sulle radici e una volta sulla corolla, quindi al centro del fiore. Per colpirlo chiaramente ci servirà, nel caso delle radici, essergli vicino. Nel caso della corolla utilizzare un personaggio che ha attacchi ranged e in questo caso per quello ho tenuto equipaggiata Yanfei, perché il suo attacco di fuoco sulla corolla è davvero molto molto efficace. In alternativa bisogna fisciargli un attacco particolare, ovvero il festone che fa con la corolla a terra, e quando la corolla si trova a terra colpirlo anche con un personaggio dotato di spada o di lancia. Però diventa più complicato, invece con gli attacchi dalla distanza è molto più semplice colpirlo. Chiaramente il fiore cercherà di proteggersi, quindi congelerà delle porzioni di superficie. Nel caso in cui il suo punto debole sia la corolla, congelerà il disco esterno in modo che noi non possiamo allontanarci da lui per fargli gli attacchi ranged, oppure quando invece il punto debole è sulle radici congelerà la parte centrale vicino al suo corpo. Però basta saperlo, basta portare un attimo di pazienza, evitare gli attacchi che ci farà nel mentre e la porzione di terreno si scongelerà dopo poco. Io adesso
adesso chiaramente non vi farò un tutorial su come affrontare il Regisvine, perché molto probabilmente ne sapete più voi di me, visto tutti i commenti che ricevo di solito sotto i video. Sono sicuramente io il principiante in questo caso, però nel caso passasse mai qualcuno di qua che non ha dimestichezza, qualche piccolo consiglio mi sentivo di darvelo. Detto questo, però, vi lascio al resto dello scontro. Questo è l'ultimo tentativo. L'ho affrontato, come vi dicevo, un po' di volte perché volevo potenziare tutti i miei personaggi Creo, e devo dire che è stata anche l'occasione per prendere dimestichezza con qualche personaggio che effettivamente non avevo ancora mai utilizzato, come Razor e Bennett. Bene ragazzi, quindi eccoci qua all'UE Arbor. Ho sconfitto, come vi dicevo, tre volte il Creo Regisvine, così ho potuto potenziare Kaya, Rosaria e Chongyun, i miei tre personaggi Creo. Però adesso che li ho potenziati potranno arrivare al livello 50, ma per farlo avranno bisogno chiaramente di un bel po' di esperienza. Oltre all'esperienza sul campo servirebbero i libri, che però al momento ho completamente finito, ragazzi. Per il momento, intanto, sono comunque riuscito a far arrivare al livello 45-44 alcuni personaggi, quindi potrei anche pensare di riprovare la sfida contro il nostro Child. Ad esempio abbiamo Razor al livello 44, ma abbiamo anche Kaya al livello 44 e Bennett al 45. Alla fine ragazzi, visto che nello scorso video mi avevate consigliato di provare un bel po' di più, molti dei commenti sotto l'ultimo video erano indirizzati a questo personaggio, beh, ho fatto che utilizzarlo ed effettivamente mi ci sono trovato bene. Preferisco sempre Barbara, però non è male, devo dire. L'avevo lasciato un po' troppo stare per conto suo il nostro Bennett, l'avevo un po' trascurato. Comunque, nel corso di questa settimana, praticamente, mentre facevo tutte queste varie cose, una delle missioni giornaliere mi aveva portato da queste parti. Era un bel po' che non entravo in questo cortile, ragazzi, ed era un bel po' che non parlavo con Miss Yu. Ebbene, visto che ero qua, per curiosità ho provato a parlarle. E, beh, che dire, meno male che sono passato di qua, perché parlando con Miss Yu mi ha fatto un dialogo lunghissimo, e mi spiace appunto che non stessi registrando in quel momento, però adesso, praticamente, quando andiamo a parlare con lei, ci si apre, una nuova schermata legata alla reputazione che abbiamo all'IUE. Vediamo un po', eccola qua, Reputation Level 1, e immagino che facendo diverse cose sparse nel mondo potremo far salire questo grado di reputazione, guadagnare dei punti e sbloccare al livello 2 di reputazione le bounties e le request, quindi le richieste e le taglie, che effettivamente era un bel po' di tempo che mi trovavo scritte qua e là nel corso dei vari menu di gioco, e mi stavo giusto domandando come si facessero ad ottenere. Ebbene, a quanto pare, per puro caso, ragazzi, l'ho scoperto.
Per curiosità sono andato a controllare su internet e ho visto che in realtà questo dialogo e questa schermata sono sbloccabili una volta raggiunto il livello 25 dell'Adventure Rank e dopo aver completato una delle quest della regione specifica. Ad esempio per Mondstadt si tratta di completare un'altra missione. Per curiosità sono tornato a parlare anche con l'addetta dei nostri cavalieri di Favonius a Mondstadt e anche lei mi ha aperto finalmente questa schermata legata però appunto alla regione di Mondstadt. Io quando l'ho viste mi sono fermato, non ho voluto toccare niente perché volevo vederle un pochino assieme a voi. Volevo capire un attimo in che cosa consiste questa reputazione. Allora, intanto il World Exploration per la regione di Liyue mi dice che è al 18%. Ma ci posso cliccare? Ok, sì. E mi apre un menu. Ok, vedete, al 20%, al 40% e al 60% otterremo delle ricompense e 100 punti ogni volta di reputazione. Quindi questo è un sistema per salire di livello. Va bene, poi Liyue Quest, beh, in questo caso ho completamente trascurato tutti i punti esclamativi azzurri che ho trovato, quindi sono soltanto 3 su 52, ragazzi. Ah, però, malgrado tutto, io posso comunque claimare le ricompense per quelle 3 che ho fatto. Ok, fantastico, allora le prendiamo e siamo già a 220 punti su 400, quindi in realtà non siamo poi così lontani, ragazzi, dal raggiungere il grado di reputazione 2. Ok, qui abbiamo un punto esclamativo, quindi esatto, c'è qualcosa che possiamo claimare, una ricetta, molto bene, e vedo qua, quando raggiungeremo il grado di reputazione 8 a Liyue, potremo ottenere un set di ali nuove, quindi credo sia una texture, una skin meglio per il nostro glider. Interessante. Intanto mi climo e recupero questa ricetta. E adesso ragazzi direi di fare la stessa cosa andando però a Mondstadt, perché sono molto curioso di vedere laggiù, visto che comunque la regione di Mondstadt l'ho bazzicata più a lungo e ho fatto un po' più di cose. Probabilmente avremo qualche punto in più di reputazione. Bene ragazzi, eccoci quindi a Mondstadt, qua c'è la nostra addetta ai rifornimenti, Hertha, che è in realtà la coordinatrice dei Cavalieri di Favonius, e anche lei, come vi dicevo, ha sbloccato finalmente la schermata di reputazione, quindi vediamo un po'. Qui siamo già al 48% con l'esplorazione della regione, in realtà non essendo più qui da un po' di tempo effettivamente si è un po' fermata questa progressione, però possiamo già recuperare 200 punti di reputazione e anche di questi in realtà credevo di averne fatte di più, ragazzi, invece ne ho fatte soltanto 3. Ok, vabbè, le prendiamo comunque perché in questo modo, esatto, raggiungiamo il secondo livello di reputazione e questo vuol dire che dovremmo aver sbloccato, eccole qua, Bounties Request. Ottimo. Intanto mi prendo anche queste ricompense. Abbiamo un'altra ricetta. Ok. E qui abbiamo Feature Unlocked Mondstadt Mining Outcrop Search, che non so che cosa voglia dire. Ma qua c'è un bel informazione, quindi vediamo un po'. Praticamente... Ok, forse ho capito, ragazzi. Tutte le volte che andavo a parlare con il fabbro Wagner, avevo la possibilità di parlargli dei minerali, dei materiali, però quel dialogo non mi dava purtroppo nessun feedback, non c'erano progressi. Forse con questa cosa sbloccata, con questo particolare premio di reputazione, adesso che andrò a parlare con Wagner, magari avremo qualcosa di diverso. Andiamo a vedere. Vediamo se ho ragione, se questo è esattamente quello che penso che sia. Allora, eccoci qua. Siamo da Wagner, quindi vediamo un po'. Oh, no, parte proprio un dialogo diverso. Ok. Ok, quindi praticamente lui ci darà dei consigli su dove trovare gli ore.
Iron Chunks, quindi quelli di ferro, quelli di White Iron e anche quelli di cristallo. Ok. E ci marcherà sulla mappa? Oh, questo è molto comodo, ragazzi, quando abbiamo bisogno di una risorsa specifica, il fatto di sapere esattamente dove andarla a trovare è veramente comodo. E possiamo in questo caso attivare la navigazione oppure cancellarla. Però guardate, adesso ci troviamo tutti questi bei cristallini segnati sulla mappa. E cliccandoci sopra ci dice anche di che cosa si tratta come risorsa. Ok, questo è di cristalli magici. Anche questo di cristalli magici. Strano, sono tutti cristalli. Ok, però li vedo segnati solo qua, sono solo questi tre spot. Ok, devo un attimo capire bene come funziona il discorso con il nostro Wagner, però è stato veramente molto molto interessante, ragazzi, perché alla fine, beh, si scoprono sempre cose nuove in questo gioco, il che è molto molto interessante, mi spinge sicuramente ad approfondire ancora di più il discorso. Un'altra cosa che ho scoperto in questi giorni. Ma che carina l'animazione, non ci avevo ancora fatto caso. Lo spirito guida del nostro Razor gli fa le coccole. Comunque, ragazzi, stavo dicendo, poi mi ha interrotto l'animazione, mi sono fatto distrarre. Un'altra cosa interessante che ho trovato, che ho scoperto in questa settimana, è che avendo fatto un bel po' di quest, di sfide, missioni, chiamiatele come volete, giornaliere, volevo raccimolare un po' di chiavi per le nostre quest, legate ai personaggi o per gli appuntamenti. Allora, le quest, dove diamine sono? Non le vedo. Eccole qua. Perché vi ricordo che noi abbiamo le nostre story quest che si sbloccano utilizzando queste chiavi. Peccato che non possiamo averne più di tre. E questo l'ho scoperto appunto nel corso di questa settimana. E questo vuol dire però che una volta che abbiamo tre chiavi qua, dovremmo andarle a spendere, altrimenti non ne potremmo raccimolare delle altre facendo le nostre missioni giornaliere. Qui queste, come vedete, ci chiedono tutte di avere un adventure rank piuttosto elevato, quindi non le possiamo ancora sbloccare, e queste ci chiedono altri requisiti, ovvero quello di aver affrontato delle quest specifiche. Però abbiamo anche gli hangout event, ovvero gli appuntamenti. In questo caso credo siano invece... Ecco, ce ne sono alcuni che sono bloccati. Vediamo un po'. Ok, servono le chiavi per sbloccarli, quindi volendo possiamo spendere le nostre chiavi anche per fare questa cosa. Visto che abbiamo qua quella di Bennett, facciamolo, vediamo che cosa succede, ragazzi. No, non funziona così. Ah, ok, non dovevo cliccare su claim, questo claim è per riscattare le nuove chiavi. Va bene, a questo punto, ragazzi, torniamo sul nostro carissimo Bennett e sblocchiamo la sua quest. Ok, Hangout Event Bennett, Fantastic Voyage, e possiamo iniziare l'evento, direttamente così. Ok, non era quello che avevo intenzione di fare con voi oggi, ma a questo punto sono troppo curioso, ragazzi, quindi vediamo di che cosa si tratta. Ok, a quanto pare ci si è sbloccato... Ops, non volevo... Perdonami, ti ho spaventato tantissimo, Stanley. Abbiamo sbloccato l'Hangout Event. E adesso... Vediamo un po'. Oh, eccolo qua. Oh, it's you! Didn't think I'd be running into you here. I guess it's my lucky day. How are your adventures going lately? Did you come here to get a new commission from Catherine? Or to get paid? And where are you going after this? Bet you've got a really exciting adventure lined up, huh? Felice di incontrarti, Bennett. Oh, I'm talking too much, aren't I? I'm sorry. I was just so excited to run into someone I admire so much. And, maybe a little starstruck, too.
Quindi mi ammiri? Of course. You're the mysterious traveler, the hero who quelled the storm terror crisis, and the leader of your own adventure team to boot. If I'm being honest, I'm totally jealous of all your achievements. Yeah, word's been spreading in adventurer circles for a long time now. Your adventure team shows up all over the continent. It might look like you're just handling a bunch of boring commissions, but then, as soon as something big goes down, you're always there. Beh, il più delle volte è una coincidenza. Anyway, I just really envy you. You're sort of like the protagonist of this world or something. Me, on the other hand, I'm just some unlucky guy. My adventure team even... Beh, in effetti, le sue animazioni Heedle sono sempre un po' sfigate, poverino. È un po' scalognato il nostro Bennett. Però, appunto, lui fa parte del nostro team, quindi sarebbe bello se queste missioni, questi hangout, servissero per reclutare i personaggi. Ma credo che non funzioni così. Ma staremo a vedere, ragazzi. Intanto andiamo avanti. Never mind. I shouldn't get all down in the dumps in front of someone I admire. I should be open to see what I can learn. Speaking of which, I have a favor to ask. When you go adventuring later, can I come and watch? Beh, solo guardare? Dammi una mano. Maybe you don't know. I'm a really unlucky person to have around. If you brought me along on an adventure, my bad luck would probably just screw everything up. I don't want to get you into any trouble, so just let me watch from the sidelines. That'd be good enough for me. Okay, andiamo all'avventura. Really? I didn't mishear you, did I? You mean go adventure with you? Just like we do if I was on your adventure team? Certo. Wow, I never thought I'd get an opportunity like this. Ma quale delle due gli diciamo? Beh dai, non sono così grande come mi fai apparire. Don't be so modest. I've heard all about the great things you've done. Not to mention the high praise you get from the Adventurers Guild. By the way, since we've got this rare chance to work together, let me share some recent intel with you. According to my friend Fischl in the Guild, a mysterious and dangerous ruin has recently been discovered. Based on how the Guild ranks the difficulty of its commissions, it's probably between a rank B and a rank A. Normally, I wouldn't feel confident about taking on this level of commission. After all, with my poor luck, it's safer for me to take on commissions that are a few notches lower than my actual ability. But since you'll be joining me this time, it'll be a piece of cake, right? Per caso sconfiggere Storm Terror conta come una missione di rango S? Of course! Defeating Storm Terror puts you on par with Guildmaster Cyrus in my mind. Addirittura. By the way, this ruin might be a dangerous one, but that usually means there'll be some great treasure hidden inside. I can't wait! Do you usually make some food before you set out on an adventure? Non particolarmente. Di solito non cucino mai niente. Oh, I guess you're such a pro that you don't need to worry about that, huh? Awesome. Then what are we waiting for? Let's go! Ok, interessante, ragazzi. Ci dice tra l'altro... Ah no, ok, era completa quella porzione di quest. Però adesso siamo... indirizzati verso queste rovine e quindi immagino che ci attende una sfida al suo interno con l'assistenza del nostro Bennett. Forse mi conviene utilizzare un teletrasporto, vediamo un po'. Sì, siamo praticamente qua, quindi facciamolo, ragazzi, andiamo al Tempio del Lupo e iniziamo subito questa nuova sfida. Allora, Bennett si trova per caso qua fuori? Sembrerebbe di no, quindi immagino che ci parlerà una volta che saremo dentro il dominio. Quindi facciamolo, ragazzi, entriamo subito. Vediamo intanto quali sono i requisiti.
Party level 49. Ok, potrebbe essere l'occasione buona per testare il nostro party, ragazzi. Potrebbe essere anche un brutto modo per far finire subito male la nostra avventura. Però, allora, io intanto cambierei un attimo il party. Proverei a rimettere il mio Traveler nel party. E poi proviamo, vediamo come va. Ok ragazzi, siamo dentro. Il mio party level è molto più basso rispetto a quello raccomandato. Però vediamo, è un test. Se dovesse andare bene, magari la prossima volta provo nuovamente ad affrontare Child. Allora, intanto parliamo con Bennett. It feels pretty ordinary here. I was expecting some kind of sense of impending doom. Could it be that because you're here with me, I'm feeling more at ease? I for one am getting a strong sense of treasure in the area. Let's hurry up. Onward. Ok, quindi seguiamo il nostro Bennett. Anzi, andiamo avanti, va, perché Bennett mi sa che è un po' lento. Ok, qui immagino che appariranno dei mostri. Invece no. Si è fermato Bennett. Oh no, dobbiamo andare al suo ritmo? Eh sì, altrimenti si ferma. Ok, va bene. Questo ci allungherà tantissimo le cose, ragazzi. Immagino che queste due console dovranno essere attivate, una da lui e una da me, ma vediamo un po'. This room setup seems to be somewhat tricky. The things that stand out are the two mechanisms in front of us, one on the left and one on the right. But it seems like there's some sort of danger lurking around the mechanisms. If my years of adventure experience are anything to go by, it would be a disaster if we activated the wrong mechanism. How about letting me try it out first? Con la fortuna che c'ha, probabilmente attiva subito quello sbagliato. Oppure attiva qualcosa di terribilmente pericoloso. Non lo so, no, dai. Facciamo così. Leave it to me. But as you know, I really don't have any luck. Non ti preoccupare. So, I'll leave it to you to decide which of these two mechanisms we should trigger. Credo che succederà qualcosa di brutto sia con uno che con l'altro, ma proviamo con quello a sinistra. That's the one I was thinking of too. Let's see. What was that noise? Oh no! It looks like all the exits are blocked! Guess I still managed to get the wrong one. This is really bad. Ok, non me l'aspettavo questa, però bella l'immagine. Ok ragazzi, quindi la scelta è stata disastrosa e abbiamo finito così, credo, l'appuntamento a questo punto. Ma se io provo a entrare di nuovo nel dominio, mi fa nuovamente ritentare? No, non mi fa neanche ritentare. Oh, ok. Quindi sarà completamente fallito il nostro appuntamento? Magari lo troviamo di nuovo tra le quest? Vediamo un po'. Andiamo a controllare i nostri hangout. Qui c'è Bennett. Ah, ok. Abbiamo ottenuto 1 su 6 dei finali possibili. Ok, quindi possiamo ripetere più volte questi eventi. Non ci avevo fatto caso effettivamente a questa cosa. E questo vuol dire che... Oh, abbiamo anche una ricompensa? Ma dai... Fantastico! Quindi otteniamo 100 punti per il nostro Adventure Rank, 5 di questi libri per l'esperienza dei nostri personaggi e 5 di questi che sono i piatti speciali che ci può cucinare il nostro Bennett, ovvero delle uova non proprio ben cotte, mettiamola così. Interessante, molto molto interessante anche questa meccanica. E visto che ho consumato 2 chiavi, ne posso climbare finalmente un'altra. Ok, così adesso ne ho di nuovo altre 2 e potenzialmente potrei sbloccare un altro di questi appuntamenti.
Però ragazzi, direi che non è il caso, è stato comunque molto molto interessante vivere anche questa cosa molto particolare all'interno di Genshin Impact. E prima di salutarvi però, visto che sta per scadere, perché ho visto che a breve, tra qualche giorno arriverà il nuovo aggiornamento 2.8 e ci sarà un nuovo banner, volevo tentare ancora un paio di volte la sorte per vedere se riesco a portarmi a casa Arataki Itto, perché comunque nei test mi ha fatto davvero un'ottima impressione, quindi non mi dispiacerebbe ottenere questo 5 stelle. Visto che, come vi dicevo, mi sono dato da fare per recuperare un po' di Primogem, ho un po' di tentativi da poter fare, quindi innanzitutto andiamo a comprarci, visto che è iniziato il mese di luglio, altre 5 Interwined Fate utilizzando lo Stardust Exchange, ecco fatto, così andiamo a spenderci 10 utilizzando 800 Primogem più le 5 che già avevamo e vediamo se siamo fortunati. Direi di no, va bene, pazienza. Allora, non credo ci saranno armi potenti, sempre delle 3 stelle troviamo. Oh, però un nuovo personaggio dotato di arco, finalmente ragazzi. Ember era l'unico personaggio dotato di arco che avevo e adesso abbiamo Goru che si aggiunge finalmente al nostro party. Chiaramente dovrò livellarlo, quindi visto che al momento le mie attenzioni sono tutte incentrate sullo sconfiggere Child, credo che per un po' di tempo rimarrà indietro il nostro Goru, ma mai dire mai. Abbiamo comunque ancora un po' di Primogem per fare altri 10 tentativi e quindi facciamoli ragazzi, vediamo se forse sono già entrato in zona Pity? Non lo so, non ho mai tenuto il conto, so che sulla storia dei miei tiri dovrei poter vedere qual è la situazione, però non ci ho mai capito un granché in questo caso, come si legge questa schermata, e quindi andiamo, vediamo come va la sorte, senza stare a fare tanti calcoli, ragazzi. Vediamo un po'. Oh! Beh, questa volta qualcosa 5 stelle c'è. Non credo sia... sarà un'arma, e quindi immagino che sarà il nostro 5 stelle tanto agognato. Eccolo qua. Il nostro Arataki Itto, il mio secondo 5 stelle. Bene ragazzi, e tra l'altro un 5 stelle Geo, quindi sono molto molto contento di averlo trovato. Chiaramente adesso, quando arriverà la 2.8, che ci sarà il nuovo banner, non avrò abbastanza Primogem per fare subito dei tentativi, ma con calma vedrò di recuperare un altro bel po' di Primogem. Devo dire che si riesce comunque abbastanza, senza avere fretta di avere per forza subito tutti i personaggi, a giocare anche con soddisfazione in maniera free questo gioco, senza doverci spendere troppi soldi. Per il momento ho speso 0 e quindi sono contentissimo già così. Vabbè, detto questo però ragazzi, per questo video direi che è tutto, quindi io vi saluto e vi do appuntamento al prossimo. Ciao ciao!